Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Qua abbiamo una piccola aiutante che ci dà una mano, che sta giocando da sola. Spero che mi faccia fare questo video. Alla mia destra c'è un grande scatolone di Ikea e sono cose che ho preso praticamente online con la spedizione leggera. Sapete bene che qui nel mio paese non c'è Ikea, perché pagare 4,90 euro di spedizione, top. Allora, iniziamo dalle cose più grandi. Allora, ho preso due quadri grandi, 40x50, e sono questi qui. Oddio, non credo che entrino neanche nell'inquadratura. Ok, questi. E la linea tipo per la cameretta. In effetti questo colore è un turchese. C'era turchese e c'era rosa. Va un po' a pensare, diciamo, alla cameretta. Però in realtà io le ho presi, a parte per il prezzo, perché costavano di meno rispetto agli altri quadri, fate conto che questo veniva 5 euro, invece quelle là nero bianche stavano da 6,50 euro, 7 euro, 8 euro in poi, e quindi mi sono detta, ma perché non le prendi così e poi male che vada non si trovano come colore sul muro alle tingi? In effetti le ho prese, ma in realtà questo colore non mi dispiace. Ma male che vada, mi rendo conto che non mi piacciono, le tingerò bianche. Quindi le ho prese due così. Poi vi lascio il link giù nell'info box. La stessa scia per fare sempre la parete di quadri, la gallery wall. Mamma mia. Ho preso queste piccoline altre. E sono sempre della stessa linea, penso che si chiamino nello stesso modo. Sì. 13x18. E queste sono sia da appendere e sia da sistemare sul tavolo. Andiamo avanti, altre cose di voluminoso. I cuscini, che sapete bene che Ikea arrotola sempre in questa maniera. Quindi questi sono i cuscini, della linea si chiama Inner, ed è dell'interno del cuscino, e sono i cuscinoni 65x65, perché volevo cambiare un pochino la disposizione del letto, cioè nel senso che adesso ho due cuscini, quattro, di quelli normali per dormire, diciamo, per capirci, quelli rettangolari. Volevo fare la classica composizione sul letto, cuscino più grande, cuscino più piccolo e cuscino più piccolo ancora. E da poter utilizzare poi questi grandi cuscini anche la sera quando siamo sul divano, in modo da stare più comodi. Quindi di questi ne ho presi due. Questi, se non erro, stavano 6,50 euro, non vorrei sbagliare, e devo prendere anche poi la federa praticamente per fuori, però diciamo che la prenderò la prossima volta, perché già ho speso parecchio questa volta e quindi non faceva parte, diciamo, del mio budget delle cose urgenti. Passando alla parte invece studio, ho preso appunto la sedia, ho fatto delle bomboniere in fimo e non vi dico la spalla, siccome sono stata più di una settimana a fare queste bomboniere, stanno seduta parecchie ore sulla sedia normale che avevo dalla cucina, non vi dico la spalla come mi ha tipo bestemmiato in afroturco. Quindi ho deciso finalmente di prendere una poltrona, anche perché indipendentemente dal fatto di lavorare o meno seduta, comunque io ci sto parecchio col computer, ho bisogno di un supporto anche per la schiena. Non volevo quelle classiche poltrone tipo da gamer, perché le odio, perché sono orribili. E non volevo neanche una poltrona, una sedia normale, tipo quella, diciamo, della cucina. Ho visto varie poltrone anche su Amazon, tipo poltrone d'ufficio. Ho visto la poltrona che ha Miss Creamy Creamy, che saluto se mai verrà questo video, che è bellissima, ma è fuori del mio budget, visto che ho bisogno di qualcosa di più low cost. L'unica che più o meno rientrava nel mio budget era questa qui, che l'ho pagata sulla 50 di euro, se non sbaglio. È comoda, ho visto anche delle recensioni che non ho trovato in italiano ma solo in inglese, che sembra che sia buona. Vi farò sapere se eventualmente questa poltrona è comoda o meno. Si può fare... Sì. Allora, questa è la sedia di cui vi ho parlato prima. E questa qui si chiama Ranger Jet. Renverjet, vabbè, lo sapete che non vedete che ha, sono particolari, ed è appunto questa sedia qui. Vi metto anche poi il link. E come vi dicevo prima, praticamente tutto l'imballaggio e tutta la parte, diciamo, della struttura della sedia era messo qui dentro. Quindi da qui si apre la cerniera, tutto quanto era stato inserito qui dentro nello spazio, e penso che si possa mettere anche eventualmente dell'imbottitura. Poi c'è la parte di sotto, ovviamente, e poi va montata piano piano. Come vedete sono sempre tutte quante le cose smontate
e poi vanno montate. Per quanto riguarda lo studio, se avete visto qualche video precedente, ho sistemato lo studio e ho sistemato anche l'armadio, l'ho fatto in modo appunto da essere più comoda, e ho sistemato anche la parete, quella lì, la struttura che ho fatto, tipo si chiama pegboard. La volevo sistemare, diciamo, in maniera più professionale, perché adesso è più, diciamo, fatta così. E quindi ho preso delle cose che si usano in realtà per la cucina, però credo che siano abbastanza buone anche per l'idea che voglio io. Ho preso due di queste, che sono le classiche aste, quelle che si mettono sotto la cucina per appendere i mestoli, eccetera eccetera, alle quali poi ci attaccherò questi, che sono i castelli, che si utilizzano anche nelle camerette, insomma, ho visto che si utilizzano in vari modi, e andranno appunto messe in questa maniera qui, e andranno appunto a contenere quello che magari mi serve da contenere. E siccome appunto la mia stanzetta, anche quella, è sull'azzurro, è blu azzurro, sto in fissa con questi colori da un po' di anni, è meglio, insomma, avere tutto dello stesso colore. In ultimo poi ho preso, se riesco, aiuto. Questo qui finalmente lo stavo aspettando da una vita, e questa è una vita che lo stavo cercando, perché all'inizio, quando ho cercato di sistemare appunto quella parete, ho visto nei video degli americani che avevano questo attrezzo qui, che è tipo un portaspezie, sempre per la cucina. Sono andata sul sito dell'IKEA, nei miei acquisti che ho fatto per la casa, e non c'era, era fuori produzione. Al che mi sono detta, vabbè, mi arrangio in qualche modo altro e poi vedremo. In effetti mi sono fatta fare da papà delle mensoline per mettere sempre sulla parete. Un ridolito, non so come, mentre stavo cercando quello che volevo cercare sul sito dell'IKEA, ho visto questo che è ritornato finalmente a soli 3 euro. Ed è un portaspezie carinissimo che utilizzerò appunto per mettere, penso, i vasetti di acrilico che ho, per sistemarlo. Non so ancora se lo tingo o se lo lascio color legno chiaro, anche perché è bianca la struttura, non so se lo faccio tutto quanto bianco, ma anche il bianco e il legno chiaro mi piace. E penso che ne prenderò altre, soprattutto per il bagno, per metterci gli smaltini, insomma, le cose da esposizione. Quindi questi sono tutti quanti i miei acquisti da IKEA. E penso che farò un altro ordine più in là, anche perché volevo prendere delle cornici più grandi, ma in realtà si erano finite, perché volevo fare le varie dimensioni. Fatemi sapere se secondo voi devo tingerle o devo lasciarle così. Se non avete visto la mia casa ancora, quindi non avete idea di quello che appunto ci può stare, vi lascio il video, non lo so dove, dell'home tour. Vi mando un grosso bacio. Ciao!